Salici di Telecupole, buonasera, ben ritrovati direttamente dal Lago dei Salici di Caramagna Piemonte. Siamo veramente pronti a partire, non lo siamo mai stati così tanto. Il capitano è alla guida, mi fido ciecamente di Giovanni Riggio, che da tantissimi anni insieme al suo staff manda avanti questa struttura sensazionale, adatta non soltanto ai matrimoni ma a ogni vostra occasione. Va in onda questa sera la terza parte della 15ª edizione del Gran Galà. Ce l'abbiamo fatta, capitano, partiamo? Perfetto, ho cambiato solo mezzo, prima avevo la perla del lago, ora ho la moto del lago, spero di essere capace perché c'è un ospite importante diciamo sopra, quindi devo fare molta attenzione. Buona serata a tutti, buona continuazione. L'amore ancora viene celebrato in questa terza parte di questo Gran Galà. Ricordiamo agli sposi che è il momento giusto, gli sposi futuri, è il momento giusto per venire a parlare e concordare il matrimonio che magari non siete riusciti a fare l'anno scorso o che è già pianificato per il prossimo. Venite senza impegno perché Giovanni ha tante sorprese per voi. Ci mancherebbe, vi aspettiamo, abbiamo Lorenza, Antonio e Ornella che vi aspettano per darvi informazioni, il parco è sempre molto bello e senza impegno vi daremo tutte le informazioni necessarie. Parliamo sì di matrimoni, però questa location è adatta davvero a ogni occasione. Siamo ancora in tempo per prenotare ad esempio un pranzo di Natale, di Santo Stefano e perché no anche dell'ultimo dell'anno? Al momento ancora sì, come dicevi tu, facciamo anche il pranzo di Natale e quest'anno, dopo tanti anni, abbiamo pensato di fare anche il cenone di Capodanno. Sempre buona musica, sempre ottimo cibo, quindi scegliete il Lago dei Salici a Caramagna, Piemonte per ogni vostro evento, sia esso un evento che coinvolge molte persone, ma anche perché no, una cena di coppia con pochi amici, perché lo staff è davvero pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. Perfetto, siamo pronti a soddisfare le vostre esigenze, vi aspettiamo qua e come prova del nostro impegno e tutto, ci metto la faccia sì. E ci metto anche... Ci mette la panza, nel senso che si capisce che si mangia bene. Ma senti, ma se io invitassi degli amici che arrivano un po' da lontano e approfittassimo un po' dei tuoi favolosi vini, posso poi farli dormire da qualche parte per non mettersi in viaggio di notte? Bravissima, da poco tempo diamo anche questo servizio. Abbiamo l'hotel Terra dei Salici, che è il nostro hotel ad 1 chilometro di distanza. Quindi tranquillamente venite, mangiate, bevete tranquillamente perché avete anche il servizio del pernottamento. Cosa volete di più? Per il momento però parliamo d'amore perché va in onda la terza parte della 15ª edizione del Gran Galà degli Sposi al Lago dei Salici. Sposa, è mezz'ora che ti aspettiamo. Eri ora fuori le moto. Col fotografo Vittorio. Sì. Un'altra istituzione del Lago dei Salici. Vero, molto bravo. Simpatico, presente. Ma durante la vostra cerimonia immagino le pose che vi ha fatto prendere per le foto. Sì, un album proprio. Fatemi una posa da foto da matrimonio. Siete andati subito, eh? Allora, i vostri nomi? Francesco. Elena. Elena, dove vi siete conosciuti? No, in piscina eravamo. In piscina, sì. Ma per sbaglio siete degli sportivi, sì. Nuotatori? Per caso. Per caso, un giorno così, qualunque. Sì. E allora cosa è successo? Io l'ho vista e ci ho provato. Ah, ecco. Subito, troppo... E lei ha accettato subito la sfida? No, cioè, beh, lì per lì... Siamo usciti dopo un mese. Si è fatta un po' desiderare. Sì, sì, sì. Però ne valsa la pena. Dove abitate? Moncalieri. E cosa fate nella vita, oltre che nuotare ogni tanto? Io infermiere. Io vedo la mamma. La mamma a tempo pieno. Bene, non l'avete portati però? No. Sono piccolini. Ve la godete questa sera. Allora un'ultima foto da matrimonio. I VIPs si sprecano qui al Lago dei Salici perché il nostro Giovanni Riggio, il capitano, ha delle conoscenze in ogni lago, in ogni luogo, come diceva un famoso cantante. Caro Zazà, io lo so che tu guardi sempre il canale 824 di Sky e sei un fedelissimo di Telecupole. Cioè, guarda, non ci crederebbe nessuno. Manco te. Infatti non è vero, cioè, no, scherzo. Però promesso, ma in Sicilia si vede ogni tanto. Ma tu hai detto Sky 824, è già arrivato Sky in Sicilia? Ancora no, è arrivato a Messina, sto scherzando. Allora, arrivare fino all'824 è difficile, però ti giuro, ben arrivo, la prima cosa che farò è Telecupole. È una promessa? Assolutamente sì. Se ti fermi un po' in questa zona, magari all'hotel Terre dei Salici, sì. In questi giorni puoi davvero sintonizzarti sul canale 15 del digitale e vedere tutti i nostri programmi. Ma tu sei... ho visto, stavo girando, adesso ho smanettato, le ho viste, Telecupole già l'ho vista. Tu sei abituato ad altri tipi di programmi, però anche noi ci difendiamo. No, ma assolutamente sì, devo dire che io sono uno che sono nato nella TV privata, in Sicilia,
poi siamo arrivati a quella nazionale, però è invece importante, poi c'è una fidelizzazione sul territorio, le persone vanno a guardare quel per sapere i fatti. È la nostra forza. Tu hai cominciato in una televisione privata, quindi ci accomuna sorte. Che cosa facevi in quella televisione? Possiamo chiedere? Io inventai una trasmissione che si chiamava Non è la Rai, non è Canale 5, ma allora chi schifio è, che già il titolo della trasmissione era un programma, e ebbe un successo enorme. Poi non ho dubbi. Ho fatto una parodia di Striscia Notizia, si chiama Sgrilla la Notizia. Sgrilla la Notizia. E dopo un anno mi chiamo Ricci su quella vera, quella originale. Antonio Ricci, ci ha visto lungo direi. Ci ha visto lungo, perciò insomma bene, fino all'anno scorso, hai visto dal balcone durante il lockdown, fatto queste balconate insomma che hanno avuto un successo. E ci ha tenuto allegri. E meno male, in un periodo di lockdown io ho ammazzato il tempo, giustamente, ti immagini noi a casa, anche io però insomma ho usato il mio balcone. Hai fatto benissimo, noi ci siamo divertiti. In futuro, oltre la tua attività a Striscia, hai qualcosa da proporci? Ma io giro tantissimo in tutta Italia, certo per i miei spettacoli, faccio spettacoli di cabaret e non solo in Italia perché giro nel mondo, per questo momento siamo stati un po' fermi. Ma ci parli siciliano nel mondo? Ma guarda, devo dire la verità, il siciliano siamo ovunque, noi, le comunità del sud in generale, pugliese, calabrese, siciliano, sono everywhere, perciò diciamo che utilizziamo un italiano, poi in America te capiscono tutta. Comunque Zazà, tu sei siciliano ma everywhere l'hai detto alla grande. Quanto hai studiato per imparare a dirlo? No, no, ma io parlo il siculo americano, tu sai che loro hanno inventato una lingua half and half, cioè ti dicono I am very happy, se ca con me frati, tipo capito, pure fate a parcare un tracco, cioè capito, parlano in maniera, mixando il siciliano e l'inglese. Ed è fantastico. Adesso ti lasciamo mangiare perché qui oltre questa location, oltre questo cinema delle spose, fantastico. La cucina l'hai già provata? No, però ho visto la cucina del Piemonte e hai visto come parlo bene, che sembro Macario, anch'io. La prova del 9 per diventare un buon piemontese è questa, devi ripetere due purum bagnante l'oli, due peperoni pucciati nell'olio, due purum bagnante l'oli. Che poi lo dico male anch'io perché anch'io sono piemontese, però... Ma perché c'è uno piemontese originale qua? Qui è un po' dura, forse il nostro collega. No. Cioè tu non hai un parente del sud? Non ci credo. Senti Gianni, comportati bene perché sennò a schifio finisce. Tra l'altro io ho avuto, quando conducevo Striscia, ho avuto la Elena Barolo, che era piemontese. E allora sei pratico, gira fra i tavoli e sentirai parlare, secondo me, più siciliano che piemontese. No, questo è sicuro, infatti io finivo la trasmissione e le facevo cereane, È diventato uno dei nostri, grande Zazà. Yeah, buon appetito. È ingrassata sta sposa, eh? No, aspettiamo un bambino che dovrebbe nascere. Ma va! A inizio anno che viene, quindi il 2 gennaio. Ma va, complimenti, Allora sei quasi alla fine della gravidanza, tutto sommato sei ancora piccolina, quindi bravissima. E nonostante ciò il vestito, ma lo allacci anche. Ma è una sposa futura mamma fantastica. Chi arriva? Un maschietto che non sappiamo ancora come si chiamerà, o comunque non lo diciamo, dai. No, lo sapete ma non lo dite. Esatto, diteci un iniziale, si può? Neanche. C'è un toto, poi ci guardano. Ancora resistiamo. C'è un toto nome, però i vostri li possiamo dire. Io sono Ilaria. Io Matteo. Benissimo, allora cosa ne pensate di questa idea del Lago dei Salici? Ormai da 15 anni organizzare una serata di questo tipo? Secondo me è un'idea molto interessante che ci permette di rivivere un giorno che è stato comunque bello, di fare un po' di festa lontano dal solito tran di tutti i giorni. È un'idea secondo me molto piacevole. E un consiglio agli sposi che stanno meditando, magari hanno dovuto rimandare il loro matrimonio per i motivi che tutti sappiamo, perché scegliere questa location? Ma qua noi ci siamo trovati benissimo, ci hanno curato dalla A alla Z, hanno preso proprio a cuore il nostro matrimonio, quindi lo consigliamo vivamente. Buona vita a voi e benvenuto a Nicolò. Non possiamo. No, non si può. Vabbè, manteniamo. Ci ho provato, manteniamo questo segreto, in bocca al lupo a voi. E allora anche qui sta per arrivare già il frutto del vostro amore, che sarà bimbo o bimba? Non lo sappiamo ancora. Benissimo, chissà, boh, vedremo. Vedremo. Tra 2 giorni forse lo scopriamo. Magari 2. No, 2 no.
terrorizzato. No, annette uno. Confermato. Confermato che ce n'è solo uno. Terrorizzato. Come vi chiamate, ragazzi? Filippo. Elisabetta. Abbiamo parlato prima, anche in occasione della simpatia del nostro comico Zazà, di viaggi di nozze, di crociere. Voi siete riusciti a farlo il viaggio? Sì, sì, siamo riusciti a partire e abbiamo girato un po' l'Italia, visto che il resto del mondo era un po' chiuso, siamo riusciti a fare un bel giro in Italia. E avete fatto benissimo. Allora senti, qual è la dote migliore che speri che il tuo bimbo bimba erediti dalla tua bellissima sposa? Il carattere di mia moglie. In toto? Cioè, sì, proprio... sì, in toto. E qual è il difetto che questo bimbo bimba non dovrà prendere da papà? Il canto. Alt... in che senso? È un po' stonato. Il Ma voi non avete una canzone del vostro amore? No. Del nostro amore no. Bacione? Ve lo date un bacione? Sì. Vedi che un po' romantici lo siete. Viva gli sposi! Quanti invece di origine siciliana ci sono? Alzate le mani! No, ma lo sapete che pure, guarda, guarda, pure il capitano... Uè, Sasà! Sasà, guarda quante siciliane, pure voi sapete che il capitano pure di origine siciliana. Allora voi, però lo facciamo il mio, lo facciamo tutti insieme, dai. Come si fa ua? Si prende un bel respiro, mi raccomando senza esagerare, ora che avete mangiato le cozze le che hanno pescato qua nel lago, qua dei Salici, infatti erano buonissime, tu immagini che vengo da Palermo, mi fanno mangiare le cozze, a mia, tu immagini. Se fate parte la cozza non è grazioso, c'è una schioppettata. Vi faccio fare un test a tutti quanti al mio 3. 1, 2, 3. Non è male, però io sono uno più preciso, più, vedi, più di diaframma. Vi prego di farlo tutti insieme, perché chi non fa di solito gli succede un annetto di disgrazia. Io ve lo dico un domani, perché scusate, noi italiani ancora crediamo a queste cose. Simone lo facciamo tutto al mio 3. 1, guarda che concentrazione che c'è, 2 e 3. Fate un applauso a questa bella soirée. Da dove arrivi? Da Catania. E tu sei piemontese? No, i miei sono pugliesi. Benissimo, la simpatia siciliana del comico che questa sera intrattiene gli sposi. Un po' di allegria, molto meglio che quel giorno, eri più teso, mi hanno detto. Beh, sì. Come vi chiamate? Donatella. Mario. Allora, il Lago dei Salici ha creato questa serata 15 anni fa, è un'idea geniale secondo noi per rimettersi l'abito che ti va ancora bene. Oh, speravo che mi entrava, ho sudato fino all'ultimo minuto ma ce l'ho fatta. E l'hai anche abbottonato? No. Ah, allora confessa. Ho confessato, gli ultimi 4 bottoni sono ancora aperti. Invece qui perfettamente siamo a posto. Sì, perfetto. Diteci qualcosa di voi. No, inizia con lei. Allora, noi siamo insieme da 15 anni. Per Bacco! Sì, ci siamo conosciuti tramite amici in comune e da lì è nato l'amore. Non vi siete più lasciati? No. Allora, finisci la frase, lei è la mia compagna perfetta perché? Perché? Perché mi sopporta. È già un grande risultato. E mi sopporta, sono... un incorreggibile bambinone, ragazzaccio, bambinone. Bambino, te ne vanti? Sì, sì. Attenzione perché c'è anche papà che riprende. Allora, intanto ti faccio i complimenti per l'abito. Grazie. Parlavo prima con una tua collega che si dissocia un po' questo abito, si discosta dalla normalità. Come mai hai usato così? E mi è piaciuto e l'ho scelto, un abito particolare. Ne hai provati tanti prima di arrivare? Sì, tanti. Tipo? Una decina di sicuro. Poi hai visto questo e lui. E mi sono innamorata. Oh, come tu ti sei innamorato di lei al primo sguardo? Certo, esattamente. Come lei del vestito, così io di lei. Come vi chiamate? Io mi chiamo Mihai. Caterina. Allora, sentite un po', per conoscervi meglio, ma allora, ad esempio, quando litigate, perché succede, no? È ovvio. Chi è dei due che fa il primo passo di solito? Di solito sono io, perché lei è un po' più impulsiva, un po' più orgogliosa, invece io sono un po' più... Io sono come lei, ti pianto delle trombe per 2 mesi, quindi è vero, è lui? Giusto, giusto, vero, vero. Bravo, si dice chi ha più intelligenza la usi, quindi noi siamo proprio testone. Di che segno sei? Ariete. Allora ok, e tu di... due arieti? Lo stesso giorno? Stesso giorno, stesso segno, ma come vi siete conosciuti? Su Facebook.
bene. Sui social. Sei tu che hai fatto il primo passo o lei? Ma in realtà inizialmente lei, avendomi chiesto l'amicizia. Bravi così, complimenti. Papà, tutto bene, approviamo. C'è papà che controlla, riprende tutto. Gli è piaciuto subito papà? Sì. Hai avuto subito l'approvazione? Sì, subito l'approvazione. Hai suocera dalla tua parte. Avanti con i grandi whips della serata qui al Lago dei Salici a Caramagna Piemonte. Caro Francesco Busani, io te lo dico che mi intrippi tantissimo, perché tu vai a toccare delle corde che sono sensibili, perché tutti noi diciamo no, ma noi non ci crediamo in quelle cose lì, però quando ci troviamo di fronte a un personaggio del calibro di Francesco, poi alla fine siamo tutti incuriositi, perché tu sei niente proprio di meno che un mentalista. Esatto carissima, sono un mentalista e il mentalismo, come ben sai, è l'arte di riprodurre i fenomeni paranormali, indipendentemente che uno ci creda o no. Allora io di paranormali intorno ne ho una valanga, quindi sono già, forse potrei venire a farti da valletta. Diamo una dimostrazione, usami come cavia perché i nostri telespettatori vogliono sapere se funziona o no. Ah beh certo, sicuramente, guarda, facciamo una cosa, io ti faccio scegliere... Rischio? No, non rischi assolutamente. E ti prego di scrivere quassù le iniziali di qualcuno che conosci, le due iniziali. E che non è qua questa sera. Guarda, ti lascio la penna e tengo io il microfono. Una volta che tu l'hai fatto, poi appoggi il biglietto qua sul tavolo, prima ok? Prima il nome, poi il cognome. Ecco qua, quando hai finito, appoggia il biglietto, ovviamente a faccia in giù sul tavolo, ti ridò questo. E questo qua giusto? Sì. Questa cosa, questo rimarrà per sempre, per sempre, per sempre. Nel mio cuore, qua, guarda su, qua. E in cambio io ti do una matita. Tieni la matita così, io passerò le mani sulla matita e dirò delle lettere. Tu concentrati sulla persona come se stesse arrivando qua, ok? Non c'è qui quella persona. Guarda, A, B, C, D, M, N, L, N, L, A, B, C, F, G, A, G, L, G o qualcosa del genere. Stai scherzando? L, G o G, L. No, ma nome e cognome? Loris Gallo. Loris Gallo, che non è qua, ma noi lo salutiamo ugualmente. Perché Loris Gallo sta facendo pratica da mentalista. Allora ho pensato a lui perché... No, ma... io non lo conosco. No, ma veramente... Però devi dire che noi non ci siamo messi d'accordo prima di questa ripresa. No, ve lo giuro, sono scioccata. Possiamo anche far vedere il biglietto, ho scritto... Porto Loris Gallo nel mio cuore. Ho scritto LG. Loris Gallo, questo è bravissimo, devi venire a lezione quando facciamo i nostri spettacoli. LG, Loris Gallo. Francesco, io ti adoro. Ma... questo te lo lascio come ricordo. Anche delle carte, lì ci saranno delle robe strane. Allora sì, ovviamente il mentalismo spazia dall'esoterismo, all'occultismo, alla lettura del pensiero, come abbiamo fatto in questo momento, ma si può andare anche molto 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 oltre al semplice nome di una persona, però poi interviene un po' la privacy, per cui è giusto che i nostri spettatori vedano solamente una parte e se vogliono approfondire possono venire ai miei spettacoli. No, io me lo porto a casa, tu spegni, Gianni la trasmissione la continui da solo perché io ho da fare, abbi pazienza, ma no, ma sei un mito. Francesco Busani, ricordate questo nome, ti adoro, grazie a voi, ti trovo sui social, adesso io sarò la tua stalker, ti scrivo ogni 5 minuti, Instagram, io ti scrivo, Facebook, io TikTok, ti scrivo, Francesco Busani, io ti TikTok dal mattino alla sera. Allora questa serata sta volgendo al termine, però voglio sapere se le emozioni di oggi sono state le stesse del giorno del matrimonio. Sì, stati alcuni ricordi, l'ingresso in sala, le foto, anche se oggi è più rilassata, comunque forse abbiamo vissuto più. Sì, è vero. Quando vi siete sposati voi? Il 9 ottobre. Ah, recentemente, quindi era già avvenuto anche il cambio dello chef, le nuove proposte del menù del Lago dei Salici, come le avete trovate? Buoni. Ottimo. C'era qualcosa di simile questa sera al vostro pranzo o cena? Qualcosa di simile c'era, tipo gli antipasti, il secondo. E di primo voi cosa avevate mangiato? I funghi. Sì,
Gli Agnelotti. Gli Agnelotti, sì, è vero. Questo per dimostrare che il Lago dei Salici cerca di assecondare tutte le esigenze e le richieste degli sposi, è vero? Sì, sono molto bravi, sì. Lo consigliereste ai futuri piccioncini? Sì, sì. Sì, sì, sì. E allora viva gli sposi, ma soprattutto viva il Lago dei Salici! Vi prego, lasciatemi qui davanti a questo spettacolo. Siamo arrivati al dolce, guardate che infilata di piatti sono impiattati dolci e conosciamo con immenso piacere Fulvio, il nuovo chef del Lago dei Salici. Ben trovato Fulvio. Grazie, grazie, è davvero un piacere, grazie. Uno stravolgimento totale di menù, preparazioni differenti, impiattamenti molto ricercati, materie prime eccellenti. Complimenti, hai dato un tocco di vita, devo dire che mi confessavi che lo staff del Lago dei Salici ti ha molto assecondato nelle richieste di nuovi macchinari, quindi siamo al top. Sì, a partire da Giovanni che mi ha assecondato in tutte le mie pazzie e a tutti i colleghi che mi hanno aiutato ad andare avanti, a preparare tutte le nuove preparazioni, dalla bassa temperatura, dalle materie prime a tutto quanto, quindi sì, siamo felici. Ti lasciamo lavorare, signor chef, complimenti, dati da fare perché qui ne avrai da lavorare. Sì, direi di sì. E cerimonie, pranzi, matrimoni, il Lago dei Salici è davvero la location giusta per grandi eventi, quindi grandi eventi uguale grande lavoro. Grazie mille, come grazie. Si chiama mamma e papà? Mamma Nella e papà Massimo. Fedelissimi di Telecupole, mamma Nella, papà Massimo, un abbraccione, avete fatto un bravo matot, bravi, bravi, bravi. Hai visto? Ci siamo anche goduti i meravigliosi fuochi d'artificio. Hai un telefono vicino, che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori che già è stato. E con immenso dispiacere finisce qui questa avventura, la 15ª edizione del Gran Galà degli Sposi da Caramagna a Piemonte, il Lago dei Salici. Ah, vabbè, però l'anno prossimo sono contenta perché torneremo. Hai detto bene, è passata velocissima, la festa è finita, però l'abbiamo vissuta intensamente, quindi sono felicissimo di come è andata. Appuntamento con gli sposi del 2022, il prossimo anno. Sposi che devono ancora dire il fatidico sì e che devono proprio venire adesso a concordare tutti i dettagli con lo staff. Bravissima, stiamo diciamo andando avanti con le prenotazioni, quindi senza impegno venite a visitarci e troveremo la soluzione adatta per voi. Oggi abbiamo parlato di matrimoni come nelle puntate scorse, però ricordate che il Lago dei Salici vi aspetta per qualsiasi ricorrenza, per qualsiasi cena o pranzo informale con amici, con i vostri cari e soprattutto vi dà anche la possibilità di godere dell'hotel. Bravissima, da 4 anni abbiamo fatto questo hotel che si chiama Hotel Terra dei Salici, quindi potete anche pernottare in hotel, quindi mangiare, bere in tranquillità e poi pernottare. Ah sì, noi vi salutiamo caro Giovanni, dobbiamo dare anche gli auguri per le buone feste perché ormai siamo prossimi alle festività che potremo anche trascorrere qui da voi. Ci mancherebbe, facciamo anche il Capodanno, tra l'altro come informazione è il pranzo di Natale, quindi vi auguro buone feste a tutti, vi aspettiamo in felicità, in tranquillità con la vostra famiglia qui al Lago dei Salici. Signor Capitano, ancora una volta complimenti a te e a tutti i ragazzi perché il servizio è stato eccellente come sempre, il cibo altrettanto, l'accoglienza strepitosa, questa formula del Lago dei Salici sarà per sempre vincente. Grazie Sonia, grazie a Telecupole, sei stata fantastica come sempre, ormai sono 15 anni che siamo qua, quindi ci conosciamo molto bene. Viva gli sposi, viva il Lago dei Salici di Caramagna Piemonte, capitano. E viva anche Sonia De Castelli. Questo ormai è diventato un tormentone. È tormentone. Buone feste. Buone feste, ciao a tutti.